Ciao a tutti, vecchi e roccia. Benvenuti. Sono LucaGrax 89 stasera, ragazzi. Stasera stasera torniamo ad aprire finalmente il format lunedì horror. Eh, sicuramente, però, non torniamo con i Dust, perché, comunque è passato un po' di tempo per motivi un po' tecnici. Tecnici, diciamo, ho dovuto abbandonare un po' la serie. Tornerò con altri giochi, ovviamente. Per, per Switch, forse non horror adesso vedrò, non voglio neanche essere quello che porta eh, troppi giochi perché comunque abbiamo già l'attivo My Friend Pedro abbiamo l'attivo Minecraft Dungeon che giocherò anche col signor, Mike, eh, il signor Manu Black Panther scusate e, domani vi ricordo Valorant ragazzi vi prego Valorant, vediamo un attimo di cosa cioè com'è il gioco, cosa, cosa tratta il titolo, vediamo un attimo di beccarlo, stasera però ci concentriamo un'oretta, un'oretta e mezza, Adesso vediamo un attimo come si mette la situazione se può piacere o un può non piacere. Vediamo un attimo di portare. Alan Wake. Che io, quando eh, all'epoca avevo l'Xbox 360, non ho avuto possibilità di giocarlo. Ma ha detto il signor Tumpai. Questo titolo horror thriller. Con questo scrittore è una manna dal cielo. Eh, no, eh, mi ha consigliato. A parte di scherzi, mi ha detto che è molto bello e quindi niente ho detto, lo giochiamo. Non perdiamo tempo ragazzi perché abbiamo un'oretta quindi io non perderei eh, più di tanto eh, tempo scusate e dovrebbe essere già a posto adesso vediamo un attimo qua eh, automaticamente va bene eh, vabbè. Eh, pensavo, pensavo che nonostante tutto avesse cioè il mio computer reggesse intanto qua ho una miriade di fili ragazzi aspettate che ah ho Dovuto risistemare tutto dopo la live di ieri sera. Eh, vabbè, giocheremo poi con, con le schermate, cioè con, con le qualità grafiche un po' più abbassate, diciamo. Però grafica almeno, schermo intero, me lo, me lo devi mettere. Eh, 1024, no, no, fammi, fammi proprio eh, 1024, 1360. Eh, Cos'è qua? 1024, facciamo così, dai, confermami. Vediamo un attimo di giocarcelo. Um, no, accetta, accetta, accetta. Allora, ragazzi, nuova partita. Io non so cosa aspettarmi Ma è giusto che ci siate anche voi, però. Eh, facile o normale? Facciamo normale, dai, se vediamo che ci saranno delle difficoltà, noi, tac, torneremo. Ah, è italiano. Pensavo che il mio computer reggesse bene, invece, no. Ciao Alan Alan Wake qui inizia ragazzi inizia. Riuperò questa partita sicuramente su YouTube. Beh, per essere uno scrittore serve. Era terribile. Oscuro. Scusate un attimo, ragazzi, metto anche i sottotitoli attivati. Eh, perfetto.

Ah, eh, ci credo. La macchina sfasciata. Eccolo. Ok, questo è un po' inquietante, effettivamente. Episodio 1, l'incubo, non so neanche quanti capitoli abbia questo gioco eh ragazzi quindi. Mi sta salvando un attimo. Beh, spero che... Oddio, ma così lento no? Devo abbassare un po' la qualità grafica. Guardi in alto verso la luce, ruota la telecamera. Oddio, ma seriamente? No, aspettate che mettiamo opzioni. Forse la grafica che è un po' eh, troppo spinta. Eh, facciamo 1020, 1280x720. Vediamo un attimo. Ehm, accettiamo qua. Spero che si veda bene. Ok, noi ce lo giochiamo così. Va già meglio. Oh, meno male. Ok. Ah, guardi in alto verso la luce R ruota. Vuoi invertire i comandi? I comandi per no, no, teniamo i comandi originali, ovviamente. LB per scattare. Ok, punto di controllo raggiunto, ok. Un attimo solo, ragazzi, che rimetto qua. No, 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 me la sono giocata malissimo. Aspetta un attimo là, perfetto, e poi il gioco qua, perfetto. Ok, seleziona. Riprendi partita. Ma no! Ma che cazzo... Ma perché si sposta tutto? Qua. Ah. E eh, niente, ragazzi, mi, mi si... Eh, vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, lasciamolo così. Ma scusate, se io faccio opzioni, invece di fare schermo intero, faccio... Minestra, cosa mi va a cambiare qua? Cambio risoluzione, no no accetta così è comodo ragazzi E fatemi sapere, ecco eh, qua <ride> Ok Raggiungi il faro addirittura, ok Ma chi è quello? No. Oh, porco Giuda, ma muore subito sto qua. No, aspettate però, eh, mi dispiace ragazzi, ma devo rimettere un attimo la grafica. Schermo intero, assolutamente. Facciamo 1024x778 com'è? Vediamo, eh, ma perché? Forse ho due schermi. Quindi va un po' in conflitto, c'è da dirlo. Beh. Chi è quel tizio? Via via via, cazzarola che botta! Ma mi sta inseguendo. Eh, ho il personaggio anche stanco, eh, ragazzi Ma che scadenza No, ho sbagliato io Ah, ok, okay. Ah, ok, va bene Però qua, ragazzi, anche qua eh, Grafica, mi serve luminosità ben visibile perché perché ho il computer molto molto oscuro voi vedete bene comunque ok quindi questa è la creatura via 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 Io lo raggiungo il faro ragazzi però... No, aspettate anche qua opzioni, scusate, eh, che sto facendo delle prove per lo schermo. Proviamo a mettere schermo intero, vedere un attimo cosa, cosa succede, ok? Eh, no, 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 ma neanche morto. No. Eh, grafiche... 1280 per questo dai. No, 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 ma quanti ponti ci sono in sto gioco? Diciamo che l'ambientazione mi ha sempre colpito. Chi è sto qua? Dove? No! Eh, ok, entro. Ecco. Abbiamo già perso il nostro salvatore. Mi sa che sei morto, amico mio, mi dispiace un sacco. Ci è rimasto male Alan Wake. <ride> Il signor Wake. E ancora raggiungi il faro. Mi aspettavo un, un poster di X-Files. No, l'occhio lo, mi ha inquietato tantissimo, ragazzi, l'occhio. Cosa succede? Cosa devo fare esattamente? Eh, calma, calma, raggiungi il faro. Proviamo ad uscire. Ecco. Il cottage è questo cancro in cui ci troviamo dentro, ma... Porca boia. A livello di, di, di ambientazione comunque prende parecchio... Oh! Assolutamente. Probabilmente la luce del faro. Non lo so.

mi dispiace ragazzi, ma sto facendo dei test sulla grafica sulla risoluzione più che altro. HD eh, non mi ricordo. Proviamo a disattivare le opzioni avanzate bassa. Sì, guarda, ho tenuto la, la cosa che bassa appunto perché se no il gioco erba a distanza, Non so, proviamo a tenere l'HD disattivato. Vediamo cosa succede. No, va, va peggio, va molto peggio. Eh, abilitato sincronismo verticale ma è qua che secondo me devo mettere una risoluzione un po' più bassa 1024 proviamo teniamolo così eh, non, non mi fai scendere ah ok perché alcune volte devo aspettare un attimo il video e ci sta grazie per avermi ricostruito tutto

Limite raggiunto, dov'è la torcia? Illuminami. Ah, ecco. Tra l'altro B che sarebbe rotondo per raccogliere. Questa cosa qui, questa tecnica l'ho vista in guilt recentemente. Ah, libero. Oh, oh! E infatti mi ha ferito. Quindi dovrò farlo fuori. No, ma mi dispiace un sacco. Ma per spegnere... Aspettate, eh, opzioni, controlli. Per spegnere la torcia... Mi servono i controlli per spegnere la torcia. Eh, forse non devo spegnerla. C'è anche da dire questo. Forse non la devo spegnere, ragazzi. Dove vai? Ricarica l'arma eh, Munizioni ne abbiamo La luce, va bene, va bene Che poi chissà cosa vuole dire con questa cosa Sento bruciare un po' le cuffie Ma è una cosa un po' eh, Bevi, eh ragazzi mi spiace ma il signor Tumpai mi, mi ha Mi ha pagato per bere Mi ha, mi ha pagato Ah, è la, eh, ragazzi è l'acqua della scorsa volta, la sto ancora bevendo, va bene. Senza il mio bevi non è live, ma infatti eh, Tumpai voglio leggerti gli, gli ultimi feed attività delle mie ultime live. Allora, bevi Tumpai, siediti bene Sir, bevi vale, bike, siediti bene la Warchi, bevi la guarci. siediti bene la guarci. bevi la guarci. siediti bene la bevi Tumpai, bevi guarci è una funzione che stanno queste due funzioni qua stanno andando tantissimo comunque il gioco mi sta piacendo però una cosa che non mi aspettavo la qualità grafica è molto cioè la devo tenere bassa per giocarmela eh, discretamente ecco non me lo aspettavo allora eliminiamo la, la presenza oscura però... Ah, ok. Possiamo dire che la torcia si ricarica, sicuramente. Sicuramente. Per ora è molto lineare, però va bene. Oh. Sono un po' tosti da uccidere, eh. Oh, oh. Ah, perché io sono alla luce, giustamente loro. Intanto apriamo, loro dicono: col caspio che veniamo alla luce, raccogli la pistola lancia razzi, usa per cambiare arma. Allora, la pistola lancia... le, le, lanciarazzi, il problema, ragazzi, è dove devo lanciarla adesso. Ehm... Prima di eh, andare avanti, tecnicamente mi piacerebbe. Sei morto proprio come me. Allora, aspettate un attimo perché qua c'è gente veramente simpatica. Uh. Ecco, il sistema di, di evitaggio dei nemici è un po' complesso. Vai, 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 vai. No, no, no. Ah, beh, è questo. Ok, ok. Non capisco. Capi cioè L'idea di liberare i nemici dalla presenza oscura ci sta tantissimo. Ma perché eliminarli? Cioè, proprio fisicamente. Ok, facciamo una ricarica e andiamo avanti. Però io qua avevo visto una cosa interessante adesso. Fortuna, che la torcia è ricaricabile perché se dovessi mettermi anche a cercare le pile, sarebbe finita, ragazzi. Ovviamente andiamo a sprecare quando eh, puntiamo la torcia attorno al nemico. Quindi, l'ennesimo ponte, va bene. Ma noi i punti i like the point, non the bridge, the point proprio. Ok. Ma io raggiungo il faro, ma sti cazzi che combatto. Non ci provo neanche. Oh, porco diavolo. Buonasera, dottore, buonasera a lei, Vale Bike. Mi faccia sapere, è riuscito a risolvere il problema dell'account di YouTube? Cammi è dispiaciuto un sacco, ma presumo che sia perché YouTube ha messo un doppio controllo e un doppio accesso da fare sulle. Le, le varie console, i vari PC che sono collegati comunque col proprio account. YouTube, mi verrebbe da pensare questo. È un cesso quello? Cos'è? Ah no, una bottiglietta di qualcosa. Cos'è? Thermos di caffè. Eh beh, per uno scrittore mi sembra anche giusto. Che poi ne ho visto uno esatto nella casetta che abbiamo appena superato. Vai dentro, vai dentro, dai, dai. Ok, ci siamo. Ciao Manu. Ciao Manu. E l'avevo detto Alan Wake stasera lunedì horror. Mi, mi sta piacendo, mi dispiace solo che devo tenere un attimo la schermata un po' più piccola. Perché eh, sennò no il gioco si, si. si lagga. Ecco. Si lagga. Ti suggerisco Hollow of Night per le prossime live. Ciao a tutti, eh, Hollow of Night è un altro di quelli un po' impegnativi, effettivamente. Bellino, ma. Te tecnicamente ha un bel po' di, di giochi a portare. E vi ricordo domani dovrebbe uscire Valorant e ne approfittiamo chi vuole giocare. Mia moglie? Sì, Che hai detta così? ma che faccia ha lei? Metal Slug X che vabbè l'avevo già portato sul canale YouTube è, è bellina come idea, molto molto bella anche se durerebbe tipo mezz'oretta dai 40 minuti se non ci si impegna <ride> sarebbe una bella idea anche quella lì io ragazzi vorrei provare un attimo ad alzare il livello grafico più che aumentare il livello grafico la risoluzione proviamo a fare con calma un lavoro così vediamo Va così, veramente va. Luca. Non ci riesco. Ho quell'account di nuovo. Prova a cercare su Google perché penso. Io, io purtroppo, ragazzi, ne so veramente poco su. Non so, prova a resettare. Nel senso stacchi la spina per un po' alla play. Poi riattacchi e riprendi da lì. Punto di controllo raggiunto. Allora, intanto il gioco. No, così veramente sto guardando la cosa non mi piace graficamente. Ehm... La schermata. Dai? Ok, risoluzione 1280x720. Oh, lasciamelo così, sarebbe spettacolare. Dai. Eh, va bene, dai, ma contento. Ma va benissimo. Mi, mi stavo chiedendo perché avesse un'arma. In realtà è una macchina fotografica. Killer Instinct. E Tekken. Facciamo una serata di botte su Tekken. Eh, Tekken è difficile da reperire. <ride> parecchio. E vabbè, sulla Play 4 sarebbe anche... Però sì, sono giochi che tecnicamente mi annoiano un po'. Eh, Killer Instinct è uscito il 2, ma secondo me la, penso averlo anche già scaricato su, sulla play, ragazzi. Eh, vale, comunque, sì, guarda, adesso stanno tentando di fare eh, una doppia conferma per gli account, perché, insomma, la sicurezza per combattere gli hacker è aumentata di, di brutto. E quindi. Ma chi è questo? Ragazzi, eh, eh, mi sembrava tanto coso quell'attore. E. Eh, eh. Vabbè, non mi viene in mente. Quando mi viene in mente ve lo dico. Ecco. Ok, non è quell'attore che dicevo. Eh, beh, Alan Wake ci mancherebbe. Eh, no, c'è cioè sul Game Pass, ha messo Tekken. Pesissima come storia.

Nuovo amico, ottantenne, tra l'altro, va bene. Chi è il mio? È il mio. Pronto? Alan Wake è proprio il classico cliché dello scrittore, un po' col blocco. Eh, ah, tu un paio leggo dopo il messaggio e ho visto che mi è arrivato. Sembra il classico. Eh, uomo manager che cerca il successo attraverso la creatività altrui, vi ricordo che il gioco dura 11 ore. Quindi eh, lo giocherò il lunedì. Adesso, questo lunedì, avremo un'oretta, un'oretta e mezza alle 10, 10 e mezza. Staccherò però. Ehm, nelle, nei prossimi giorni, cioè, comunque, troveremo anche il lunedì dove magari avremo un po' più di ore per giocarci. Eh. E spero che mi accompagnerete in questa avventura. Su, torniamo, alla torniamo alla macchina. Devo prendere proprio. Vabbè. Prenderemo questa macchina. Dobbiamo passare alla tavola che prendere la del Altro che, che, sembra. che sembra. In <ride> che senso, Tumpai? La, la sua compagna è molto strana. Cioè, proprio un blocco facciale strano, ragazzi. Ma figurati, avevo bisogno anch'io di... Sì. Se... E già incontriamo uno sceriffo qua nel bar. Ecco, ecco, sì, sono, sono io. Ma sembra scocciato dalla vita lui ma... Ecco Davvero dimmi il quarto libro che ho scritto Ma io No esaminiamo Ma infatti vai in un paesino sperduto Trovi il tuo poster Il tuo cartonato Ragazzi dai Bell'occhio Va bene, la metto io, usa il jukebox Mi sa che ubriaco marcio questo, ragazzi, mi dispiace Usa il jukebox Ah, bello, c'è un QTE, perfetto Spero aver messo la traccia numero 6, perché? Ma chi è che ha pagato il jukebox con i miei soldi? Cioè, ok, sono morto e questo è l'inferno, probabile Raccogli il thermos di caffè dove? Siamo già a due, ma ne abbiamo già perso uno, perché è nella corsa nel bosco. Com'è messa questa... Signorina, non mi guardi così, la prego. Non entrare là dentro, ragazzo. Ti male, Pensavo stesse spiando qualcuno, ma come... Luca, ma solo a me pare Mafia 3. Allora, Vale, io non lo so. Ti dico solo che è un gioco che ho sempre voluto giocare, ma... Quando avevo poi l'Xbox 360. e Ci ho messo le mani adesso. Grazie all'Xbox Game Pass che me lo propone tranquillamente. Gratis, Tumpai mi aveva l'ha finito, ragazzi. Tunpai non mi ha spoilerato niente, ma ha detto: giocaci perché è un gioco che merita. E allora io ho detto: colgo l'occasione gratis, eh, anche perché non saprei, cioè, non avrei saputo dove, dove, andare, cioè, dove dovevo recarmi per, per andare a prendere una copia di Alan Wake. Però la cosa che mi ha sorpreso È che le qualità grafiche Se tenute altissime Nonostante sia un gioco Di una decina di anni fa Impegnano il mio computer Infatti ho dovuto Tenerlo un po' bassine No! Lascia la tavola calda Va bene Com'è che correvo così? I giochi di luce Mi piacciono tanto Mi stanno piacendo Bella Al buio puoi farti male vista, Visto il tema del gioco Oddio, qua c'è il poliziotto. Gli Anderson. Ma vedrai che Trip diventa la storia. Allora, già dal fatto Tumpai che comunque ho dovuto affrontare... Allora, diciamo che l'idea mi piace tantissimo. E questa idea qua l'ho ritrovata in un gioco per Google Stadia. Che ho visto giocato da QDSS e Trash. E parlo di Guilt. Guilt ha la stessa dinamica. Nel senso con la torcia elimini... E le creature oscure di questo mondo infernale. Infernale, poi è, mo è studiato molto per bambini. Quel titolo, però, vabbè. E l'idea mi piace molto, soprattutto se consideriamo che è stata messa comunque in chiave eh, adulta, un po' più matura. Allora io lascio la tavola, ma guardate la tizia, non mi leva gli occhi di dosso. Lasciamo, vai, lasciamo che fuori abbiamo nostra moglie che ci sta attendendo. Missione compiuta. Ho la le Con quale tranquillità lui? E eh, chissà perché. Oddio, non sta benissimo. È eh, questo tipo. Tra l'altro, aveva il fiatone per essere uscito dalla porta. Cioè. Ragazzi, però il gioco è iniziato da 30 minuti. Abbiamo fatto già 6 punti. È incredibile, questa cosa qui. Vabbè. La doppiatrice di lei è molto molto bella, nel senso è, è piacevole come voce da ascoltare. Ma anche il narratore di voce protagonista di Alan Wake. Due anni? Le ambientazioni un po' mi ricordano le, le quelle ambientazioni che erano presenti in Resident Evil 4. Ma con quale musica? E eh, ci devo parlare sopra se no il copyright di YouTube mi, mi elimina. La 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 la. Ok, fine. Non so neanche se è coperta da copyright questa canzone, ma va bene. Settimo ponte, ragazzi. Settimo ponte. meraviglioso, È vero. Tra l'altro questo mi ricorda un film che avevo visto dove una coppia di sposini, mh, come viaggio in nozze, decide di raggiungere un'isoletta così, proprio isolati in mezzo a un lago e alla fine lui si rivela uno psicopatico, cioè alla fine durante il film si rivela uno psicopatico e lei deve tentare di sopravvivere. Non vi spoilerò il finale ma è un gran film. Però è uno di quei film di serie B un po' fatti alla cazzo, peccato perché l'idea è veramente buona. Raggiungiamo il cottage. Vai. Permesso? Ah certo, con la mia torcia qua. Attacca... Allora esamina. Nostro eterno rivale. No, vabbè. Se risponde Zin ci rimango male, però... Vabbè, esci, posto. Voglio analizzare un attimo qua intanto, vabbè il termos in casa era... Tra l'altro si vedono bene come collezionabili, ma era quasi scontato che ci fosse eh, un collezionabile qui in zona. Perché ragazzi la corrente dovrebbe poi trovarsi al piano superiore? Forse perché è degli anni 60. La data qui per non perdere 4 giugno del 1970 ragazzi, e oggi è il primo giugno. Aspetta, no, 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 che cazzo dico? No, giù là è giugno, giugno. Io e l'inglese. <ride> ok, ragazzi, no, qua sicuramente non c'è l'attacco della corrente. Sto facendo un po' di exploration. Questo, no, questo, vabbè, era un jumpscare, ma non me lo aspettavo. Sull'isola, neanche in casa? Ma aspettate, ma abbiamo visitato però il piano terra. Mi pare di aver visto che ce n'è uno. Come casa è molto, molto piacevole questa qui. Allora, vediamo. In quale? Quale, quale, quale? Ah, quello lì. Va bene. Oh, merlo maledetto. No, perché io adesso sono tranquillo. Però durante questi giochi tendo cagarmi addosso in fretta ragazzi ve lo dico accendiamo allora beh diciamo che il, lo spazio dove cliccare a è molto ampio tecnicamente quindi adesso torniamo indietro non posso correre ah c'è poco da dare sì, pieno così di divertimento, in una baita campanara in mezzo, in mezzo a un lago. Campanara, a dir poco. È veramente bello, questo è vero. Magnifico come, come posto. Parlerò poco, ragazzi, durante i video, perché comunque c'è una storia a seguire e... Per quanto posso scherzare sul gameplay, la storia la devo seguire, ecco. Torna da lì, allora qua sta facendo buio, magari andiamo a mangiare. Però non abbiamo analizzato tutto. No, esamina... Ah, è su, è su. Oddio, ma possiamo entrare? Non è che mi bannano e il Ah, preferivo lei, però vabbè. E eh, infatti anche, anche Alan secondo me l'ha pensata come me. Oh là là. L'ha presa male. Perché si sta incazzando così? Ma stia calmo! si incazza così ma il suo lavoro due anni senza un libro mi sembra un po' eccessivo però ragazzi è cambiata l'ambientazione cioè eh, diciamo che c'è il ciclo giorno-notte per ora anche se molto basilare però è notte e l'unica cosa che ci tiene compagnia è la nostra fidata torcia mh mm. Dio. Fortuna che bene o male su, in, alto, in alto a sinistra possiamo notare quali sono gli obiettivi. Vabbè, adesso sarei tornato indietro comunque a vedere come stava Alice. Ma, ma che cazzo! Tanto mi ha feri ferito. Ma si sì, sto arrivando. No, no, no. Di, di scatto così, di botto, penso che avrei reagito così anch'io, ma... Sono sicuro che... Ehi hey, ciao, ciao Arci, ciao! Stasera lunedì horror! Vale, Luca sono con il, con il MacBook Pro, so come fare per collegare la Play 4 con YouTube. Dai, vale, o oh, piuttosto dici, allora vado via. Eh, eh, eh. eh, cosa? Cosa? È un giocone questo, un signor giocone consigliato anche dal signor Tumpai. Eh, piccolo riassunto, questo scrittore al blocco dello scrittore, decide con l'amorosa di andare su questa isola e di giorno vive delle cose, di notte, di notte altre. Sono inquietante. Eh, vale, ehm, tienici informati, però scrivici come fai, cioè se ci riesci, se ci salti fuori. Intanto andiamo avanti con la storia. Più che altro come siamo finiti incidentati in una macchina. Ok, allora. No, esaminiamo un attimo. Allora, Hartman. Il il esatto. Non mi piaceva, non mi la... Hartman è il dottore che dovrebbe aiutare gli artisti a superare il blocco del... Del, de, dello scrittore. Ecco il blocco dello scrittore. Il problema è che il nostro protagonista, Alan Wake, appunto, non vuole raggiungere questo medico. E adesso Alice è scomparsa. Io, ragazzi, tenterei di andare di qua, che mi sembra l'unica strada possibile. Ehm. Sì, sembra abbastanza... Eh, raggiungi la stazione. Sembra abbastanza distante. Eh, noi ce la facciamo a piedi con calma. Merlin. Allora, ragazzi, Merlin in sto gioco mi mettono un'ansia che voi non... Osserva. Mi dice osserva. Ah, la macchina! Ops. Allora, ah, no, è volata proprio giù da un dirupo. Quindi non possiamo tornare dalla macchina. Andiamo camminando. Se poi ci sarà modo, correremo. Però. Per ora. Anche questa nebbiolina, la Silent Hill. Non lo so. No, se, se, se mi butto giù di qua, faccio una fine indegna. Siamo già arrivati alla stazione? Seriamente? E luce fu, via via via. Ok. Oh, questo queste pesa. Ma è una Ma guarda un po'. Ecco, sta a vedere. Eh, allora, col pulsante start possiamo Ah, qua da manoscritto episodio 1 l'incubo. Ok. Raggiungi la stazione di servizio e noi continuiamo sulla nostra strada. Eccolo lì Problema è come cazzo abbiamo fatto ad averlo Non eravamo in macchina Si deve collegare con un codice tv Ecco vale, allora è quello lì il, Diciamo il doppio accesso Dovrebbe essere un lavoro simile Diciamo. Mi fa piacere se ce la fai Vale, tienimi informato assolutamente ehm, Qua percorriamo il sentiero Però, ragazzi, saranno passati anni. Io non l'ho mai giocato, ma queste ambientazioni qua sono veramente una figata. Non sono complesse, ma qua mi dice osserva, ma cerca aiuto, quindi siamo quasi lì, siamo quasi arrivati, diciamo. Ci passo qua sopra. Eh, eh, eh. L'equilibrista wake, dai, dai, perfetto. L'unica cosa che c'è penso sia la torcia che abbiamo in tasca amico mio, penso, poi adesso vedremo. Cosa? Ah, il tizio che non stava benissimo. Che aveva parlato con Ellis a inizio gioco, ragazzi. Ok, adesso vediamo un attimo come fare Vediamo Non è che se lo ripetimi Eh, eh, la pagina del manoscritto Aspettate, se io vado in manoscritto Episodio 1 eh, Quanti ne abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Mm. No, giusto per sapere Non so neanche se le pagine del manoscritto, ragazzi, dovrei leggerle. Che cazzo era? Ah, ma saranno quei tizi con. Eh, con eh, l'accetta in mano? Però non so se siano collezionabili secondari o principali da avere. Sì, ma un po' incazzarti perché perdiamo la caparra. Saranno affari nostri. Mi ricordo una scena di un film abbastanza conosciuto. Esatto. Non volevo spoilerare. Mi è parso aver letto la, la, la marca, ma non vorrei di arcagati. Intanto abbiamo una pistola, una luce che non è male. Madonna, che voglia di vivere! Vabbè, non, non ci avrebbe risposto comunque neanche se la linea fosse. Neanche se ce l'avessimo avuto davanti. Voglia di vivere, lo chiamavano. Ok, si mette male, siamo nuovamente dentro una specie di cottage. C cosa? No, 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 no. Stiamo lontani, aspettate. Ma ha sradicato l'edificio dal. Ma. ma che Veramente, ha sradicato tutto. Luca, il telefono migliore per te qual è? Delle camere qualità del telefono. Allora, io ho un Samsung S6 Edge Plus da ormai 5-6 anni. E sono soddisfatto. Dovrei cambiarlo solo per la batteria. No! Cosa? No! Ho sbagliato io, ragazzi. Non me ne ero mica accorto. Vabbè. Comunque... Tanto raccogliamo munition prima di andare avanti. Qua cosa abbiamo? Le pile... Pile... E quindi non so bene Non me ne intendo molto Però tornerei su Android sicuramente Un torno più su, su iOS Che comunque non mi ha dato tutta questa soddisfazione Come com prodotto Allora Forse devo seguire anche la storia È vero ma in questa zona qua ragazzi Forse devo anche stare attento Un attimo a trovare Io gli punterei la torcia addosso E va... Aspetta, aspetta, forse riesco a uscire. Ah, è vero, la in faccia. No. Oh, inizia a essere complesso, con calma, con calma, ragazzi, allora. intanto mi giro, raccogliamo nuovamente tutte le pile e prendiamo le munizioni. Telefono, vabbè, chiama aiuto, mi dice di chiamare. Gli punteremo la torcia in faccia, è l'unica. Anzi, mi metto proprio qua. Se proprio devo morire, colloca la pila. Ma non c'è nessuno dentro. No, 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 no. Ecco perché morivo. Ah, porca miseria. Però, punto di controllo ho raggiunto. Vai, vai, vai. No, no, questo non l'accetto No, devo fare il giro di un pezzo di legno. Vabbè, ah, ma c'è la scossa qui. Sono preso due belle scossate. Via che si va. Grazie. Via 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 Ah, è vero che c'è anche l'altro. Via. L'ho evitato perfettamente. No. Quello capila, ehi. Hey. Quando vedo che non c'è più il segnalino, vuol dire che la presenza oscura è stata eliminata. Comunque, madonna, che ansia. Ricollochiamo un attimo la pila, e siamo a zero pile, perfetto. Dovrebbe ricaricarsi automaticamente. Ma andrebbe un po' più lento, ok. Io ho il 7 S7 edge e la batteria è uno schifo, sì. Io la devo ricaricare ogni sera Adesso al 24% la mia vale Pensa che finita la live A volte non riesco a fare due ore di live la sera Infatti devo ricollegare Eeeh, vai, finalmente Calcia Raggiungiamo la stazione di servizio Ma qui sopra vuoi dirmi che non c'è niente qua dal tavolo? Ma ragazzi C'è una motosega arrugginita Ma sempre motosega, eh No, infatti presumo che non sia poi tanto piacevole. Fortuna che c'è qualche nemico ogni tanto perché... Vabbè, intanto carichiamo. Batteria qui possiamo aspettare. C'è un po' di open world. Direi di sì. Luca, si può fare sì. Ma può essere stato un blocco della play, vale. Io non lo so, eh. Raccogli pagina del manoscritto. Vedete, sono dei collezionabili probabilmente. Sto andando in fila, eh. No, ne ho già persi allora. Vabbè, ragazzi, se, se li prendiamo bene mh, non sono un completista. Se giochiamo senza essere completisti, 11 ore ce lo portiamo a casa. Ci portiamo a casa una storia, secondo me, piacevole. Poi con qualche e collezionabile volentieri non voglio diventare di gomma per dei manoscritti anche se penso che in questo gioco vadano comunque a migliorare la trama eh. cioè, parliamo comunque di, un, di uno scrittore e eh, vado giù punto di controllo raggiunto vabbè questo era un jumpscare doveva essere un jumpscare ma sapete penso anche che dipenda dall'età in cui uno gioca questi giochi perché se avessi giocato il titolo quando avevo l'Xbox 360 forse mi sarei cagato un po' di più addosso. Adesso mi sta piacendo molto, però... Ma più che altro per le ambientazioni è il ciclo giorno-notte che influisce sulla storia. Ok, facciamoci qua. No! 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 No, santo Dio, non puoi! Non puoi andare su un pezzo di legno! No, da dove... Ah, cioè, vabbè. Non puoi andare su un pezzo di legno vecchio sul bordo e scivolare così. Non ho fatto in tempo, però, a vedere eh, la tipologia di jumpscare. E questi rumori non mi stanno aiutando. Non ne ho idea. Eh, eh calma, qua. Con calma Ok Il passaggio è molto più largo Rispetto al tronco che abbiamo affrontato prima Perché sì è... Non è che è proprio open world Diciamo che ha delle aree vaste Non è neanche lineare eh. Però ha delle aree molto vaste Ecco Una via di mezzo Avere un fiume però mi Mi <ride> rasserena ragazzi Devo essere sincero Per un fiume Mira Serena, fortuna che avevamo il checkpoint. Ok, affrontiamo questa zona un po' più seriamente. Dai, proviamoci. Calma, dobbiamo stare un po' più sulla destra perché c'è il muschio che mi fa scivolare. Oh, 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 ok, va bene. Allora abbiamo preso questa strada qua prima, poi questa, ok. Pe penso, presumo che sia quella giusta. Qua siamo a 9-10 punti, ho perso il conto raccogli pagina del manoscritto, quando me le trovo qua davanti, continuo a guardare, un attimo sarà eh, la Rivera è questa qui. Houston, abbiamo un problema, l'account non rimane per sempre. Cosa? Ma che problema è? Ma in che senso? Allora, secondo me questa parte qua l'hanno messa solo per il collezionabile, perché vedo dalla mappa che noi dobbiamo raggiungere un'altra zona. eccoli non li vedo mi inquietano ma non li vedo lui non sta scrivendo una storia ragazzi lui secondo me la sta vivendo punto di controllo raggiunto No ho sbagliato Muori L'unica cosa che non mi è chiara Eh dai quanti colpi devo darti Eh santo cielo L'unica cosa che non mi è chiara è perché Una volta che eh, le presenze oscure eh, Intenso che rimane come schermo condiviso ma sarà una nuova funzione di Sony. Comunque, una volta che abbiamo ragazzi eliminato: ehm, come si dice? La presenza oscura dei nemici, non capisco perché li devo far fuori. Non dovrebbero rimanere buoni. Invece sono per via del ciclo giorno-notte: più notte che giorno. Sono incagnati e cattivi. Ok. Se mi dice andare di là io vado di qua perché ci sarà sicuramente un collezionabile. Regola del video del giocatore storico. Se un gioco ti dice vai a sinistra, tu vai a destra. vedi? Perfetto. Però in questo modo qua, intanto qua apriamo e raccogliamo un po' di munizioni. Che poi ne abbiamo tre e le pile più che munizioni. Ma ne abbiamo 35 siamo messi anche discretamente bene, eh, ragazzi. Allora. So che è di là la cosa, però qua esamino. Qua c'è una scala, mi ci fai salire? Anche solo per andare a curiosare e vedere. Allora, vediamo un po', vediamo, vediamo, vediamo. Se no torno indietro, mi dice eh, che dovevo andare di là. Io ci torno anche, però... Oh, sono fatto male? No Allora, la pistola qua l'abbiamo carica Facciamo riprendere fiato al nostro Alan Ok, noi siamo arrivati di qua La freccia diceva di andare di qui Sbaglio? No, ma era anche illuminata di giallo, ragazzi non, non... Pericolo, procedere a tuo rischio è pericolo Trova un generatore e la missione. Almeno il, il, il checkpoint. Luca, c'è un film molto bello su Canale 5 che riguarda la guerra. Ha vinto il premio Oscar. Non so quale sia. Ne ho visti veramente tanti di film sulla guerra. Vale. E, se riesci a dirmi il titolo, ti so dire di più. Ne ho visti. Ho visto Dunkirk. Ho visto, eh, sarebbe impossibile star qua a citarne. Ne ho visti veramente tanti, soprattutto quelli riguardanti la seconda guerra mondiale e l'olocausto. Allora, qua avevo visto una scala, se non me la sono sognata. No, vedete c'è questa freccia qua che dice: Ma vai qua a sinistra. Io a sinistra c'è questo? Cos'è? No, così sto sprecando. Però ci sono dei puntini gialli. Vai di qua. Che sono aiuti. Sì. Mm. Non vorrei aver visto questa scala. <ride> fa cioè, eh, la trovo anche quasi inutile, una presa un po' per il culo. Ma dai, non c'è niente. No, ma dice, trovo il generatore. Te tecnicamente siamo nella zona giusta, secondo me. Non c'è una mappa, un qualcosa, no. Eh, scherzavo. Tanto ricarichiamo. Saliamo qui non ci siamo saliti dunkirk l'ho visto molto bello tra l'altro storia vera e molto molto bello però ho visto un film dove la regista la regista era anzi è tuttora eh, angiolina jolie che ha tratto una storia cioè ha fatto un film tratto da una storia vera che vi consiglio di guardare il film non mi ricordo il nome ehm... La storia è bellissima, è pazzesca. Comunque se vi informate su Google trovate tutto. Please no spoiler. No, 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 no tranquillo. Anche perché non me lo ricordo. Sono andato a vederlo al cinema perché mi ispirava. Appena uscito. Proprio, quasi al day one. <ride> no, eh, però non me lo ricordo come film. Devo essere sincero. Noi ragazzuoli torniamo indietro qua. Che ore sono? 10. Eh, vai, vai. Riusciamo a raggiungere la stazione secondo me. Eh, però facendo così se non ci sono blocchi cementificati o muri magari vedo che là c'è qualcosa allora aspetta dai vai allora noi siamo arrivati qua mm. C'è questo coso qua che secondo me ci può essere d'aiuto, non lo so, perché è sospeso così. E partono gli enigmi ambientali qua, ragazzi, secondo me. Qui non si passa. Qua c'è una scala, mi dice "Sali su questa scala". Ascaliamoci, ragazzi, ascaliamoci. Ah, però, ah, però cosa abbiamo trovato? E perché c'è questo continuano ad esserci queste queste segnalazioni luminose? dai il generatore sarà qui Mi sembra proprio il classico posto pile al litio 12 pile ok tra un generatore oddio il simbolo qua è un po' particolare hmm. ci sono altri simboli no? Però qua c'è qualche altra cassa, nada. Sì, io mi arrampico qua ma non sto capendo bene dove devo andare. Però in questi giochi ci sta che ci sia un po' di esplorazione, un po' di enigmistica ambientale. Concedetemi il termine. Che non esiste come... E e e e e e... la vita. Ma chi? Sono posseduti, tra l'altro parla dell'oscurità, quindi mm. non ha risolto il nostro problema questa cosa, ma è stato interessante comunque capire certe cose. Qua niente, allora ragazzi, con calma. Ma il generatore dice di andare di là. Allora, adesso io ci ho scherzato, ma sta a vedere che magari devo salire veramente. No. No, no, no. Se riusciamo, magari, non lo so. Eh, dovremmo andare di qua. Eh, ok, ho capito che mi indica di là, ma. Ok, non corre più perché è stanco, giustamente. Ha, ha il famoso fisico da scrittore. Ne so qualcosa. Eh, andiamo di qua. Eh, questa, per esempio, è un'area molto vasta rispetto agli altri, alle altre aree molto più lineari che abbiamo seguito. Non mi, dis non mi sta dispiacendo come idea, però però. Uh, finalmente! Finalmente, ragazzi, forse abbiamo trovato un, uh, un altro cottage che non avevamo mica visitato, eccoli! No, no, no. Quello lo capila eh. oh, porca miseria dai ma oh, eh, Franco muori e eh, che madonna che ansia ragazzi oh. Le pile vanno via come il pane, ragazzi, ne avevo 12 ed erano al litio. Comunque abbiamo trovato finalmente il generatore. Lo accendiamo. Bellissimo questo QT. Oh, oh, va veloce. Raggiunge il sentiero più alto. A vederle così sembrano bombe, però vabbè. Non vado avanti, anzi, scusate, non andiamo subito avanti. Punto di controllo raggiunto. Volete che qua non ci sia esatto una pagina del manoscritto che controllo sempre come siamo messi? Qua ne abbiamo saltate tante. Che... Eh, eh. eh, Wake è attaccato dagli uccelli. Ma no, non credo, dai. Non so se siano riferite. Raccogli fucile? Non so se siano riferite, ragazzi, alle, alle situazioni che in corso in cui ci troviamo. Nel senso, se veniamo attaccati dagli uccelli, non penso che per forza dobbiamo sbloccare il. Manoscritto, trovare il manoscritto legato all'attacco degli uccelli. Che detta così suona anche un po' porno. E andiamo avanti. Vai, raggiungi il sentiero più alto. Sapevo che quel legname. Tra l'altro, siamo in una falegnameria. Ma quel legname là. No, aspettate, che tengo comunque l'arma. Perché se mi attaccano in gruppo, io posso salutare la vita immediatamente. Usiamo. Eh, vedete, muovi montacarichi. Lo sto muovendo un po' a caso, eh, devo dirlo. Non ho propriamente una bella visuale, non, non sto capendo bene qua. Ah, ok, così. Beh, lo mettiamo più o meno così. Perfetto, raggiungiamo il sentiero più alto che adesso... Ah ok, devo prendere questa scala qui Adesso si è capito l'enigma, grazie a Dio eh, Luca io stacco, vale, ciao, tanto stacco anch'io fra un po' Ci vediamo domani sperando di portare Valorant, magari lo si gioca insieme Vedremo un attimo come fare, eh, rischissimo qua ragazzi, via 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 Ok, e andiamo, raggiungiamo il sentiero più alto Appena raggiungo stazioni di servizio. Io stacco e grazie comunque della compagnia. Vale, grazie mille. Notte vecchia roccia. Allora, E eh, qua continuano ad esserci questi queste luminescenze sulle rocce. Io non le capisco veramente. Guardate, um, stiamo per raggiungere la stazione di servizi. Veramente, dopo tutto quello che abbiamo attraversato, ma io taglio di qua. Anche perché le voci le sento, ma non vedo nessuno. Per ora. Là c'è qualcuno? Oh. Luce, luce. Ah cazzarola. Non so se ho raccolto la pagina... Uh! come li sto evitando è come fare i perry in Dark Souls più o meno allora abbiamo sprecato quasi tutte le pile questa è una cosa brutta qua intanto io ero venuto in qua perché avevo visto che c'era una pagina del manoscritto giustamente la tv nella stazione di servizio vabbè e cose, cose spettacolari vabbè andiamo avanti stiamo risalendo verso la stazione di servizio sì sì signori sì Punto di controllo. E tra l'altro ci prendiamo qua un po' di munizioni e, e pile sempre. 5, va bene. Ricarichiamo. Abbiamo anche il fucile eh, che potremmo utilizzare nella... Oddio, 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 oddio. oddio. Ok, eh, con calma. Potremmo riutilizzare magari nella prossima partita. No, se io mi butto di qua faccio solo la fine del pollo. Quindi... Andiamo avanti. Eh, questa faceva male. Qua la zona è chiusa. No, no, no Ok, si è solo mossa Pensavo mi, mi agganciasse con la tenaglia Avrebbe fatto male Ma qui volete che non ci sia qualcosa? Ah no, semplicemente un raggirare la zona Questo è interessante Giriamoci alla larga perché ho paura che... Ecco... Ah, eh, stavo collocando la pila perché c'è da fare un po' di movimentazione. Uh. Oh. Evitato. Non chiedetemi come, ragazzi, non chied... Tra l'altro 17 proiettili, li, li sto sprecando come. Là c'è una pagina. Però prima di andarla. Anzi, prendiamo subito la pagina qua. Io voglio entrare qui dentro prima. Giusto per capire. O meglio, giusto per raccogliere le pile al litio. No, munizioni, mi servono munizioni, vi prego. E qua c'è il coso della porta. Ok, ma prima. Usa. Che abbiamo raccolto un manoscritto, appunto, in questo episodio che si chiama La TV, una stazione dello sceriffo. Qua, mancate, vabbè. Non siamo neanche andati male a livello di eh, raccogli fucile nuovamente, 4. E munizioni del fucile, 8. Adesso potremmo giocare col fucile. Teniamo ancora la pistola. Cancello si apre. Spero di aver preso tutto. Beh, munizioni le abbiamo prese, ma non per la pistola. Io chiuderei. Scusate. C'è qualcosa che brilla. Oddio i giochi di luce, ragazzi. Qua ci dà munizioni per il revolver. Cos'è? Raccogli batteria litio. abbiamo 15 secondo me c'è un boss qualcosa ok secondo me è arrivato il momento ricarichiamo arma collochiamo pila Evitato quando fa quei filmini lì, quei filmatini piccoli, vuol dire che abbiamo evitato il nemico. Dalla distanza questo fucile è buonissimo e non l'avrei detto. Porca miseria! No, qua stanno arrivando in troppi. Oh. Eh, no, no. È che devo, devo avere una visuale migliore sui nemici, secondo me. Ok, batterie, batterie, perfetto. Partiamo con la pistola. O con questa? Partiamo col fucile, dai. Prima ci ha portato abbastanza fortuna. Che ansia, ragazzi, che ansia. Oh cazzo! È vero, è vero, è vero, è vero! Sono intelligenti. Oddio! Sono... ragazzi sono elettrizzato. Mi sta piacendo lo scontro ma non, non vi dico quanto sia difficile. Carica. E già che ci siamo, carichiamo anche con la batteria. Apparirà, ragazzi, apparirà. Eccolo. Cioè, è, è, ti rende paranoico questo gioco. Vai vai. Si sì, è tipo un boss comunque. Oh, oh, oh E avevo anche un colpo in canne e basta! Ma veramente? Allora muniz no, cos'è? Niente munizioni, niente di niente. Qua possiamo andare via. Raggiungi la stazione di servizio. Punto di controllo raggiunto. Incontreremo questo dottor Hartman, presumo di sì, magari ci dà una mano sul blocco dello scrittore. Certo di riconoscere il carro che vede avrai forse quando arriva il primo giorno con eh, per entrare qua però. Eh, sto camminando anche nella foschia, eh, c'è da dire. Punto di controllo raggiunto, entra nella stazione di servizio, entriamo. Ok. Sembra che stia narrando un libro, comunque, veramente. Ma siamo noi, cioè, sarebbe Alan Wake. Mi sono cagato addosso. Ok. Usa telefono, finalmente. e eh, finalmente. Grazie a Dio, Sherifa. Sherifa Sara Brecker. Lei è? Sono Alan Wake. Ma senta, ho avuto un brutto incidente. Mia moglie Alice è scomparsa. Si calmi, signor Wake. Sta a vedere che lo, lo accuseranno di essere il colpevole. Non c'è più l'isola, è un problema. Alla fine viene fuori che non è neanche mai stato sposato. Non Probabile. Soprattutto se non crede che esista l'isola. Figurati se crede a un fattore così che ci sono queste creature demoniache guidate da un'oscurità che sono da eliminare. L'isola non esiste più. Questo è inquietante. E adesso dove dobbiamo cercarla la, la moglie? Però il ponte è crollato, eh, c'è anche a dire questo. Alan Wake! Abbiamo finito l'intro, il prologo. Bellino, bellino, molto bellino. Si sente un po' il gameplay un po' usurato. Fine dell'episodio 1, ragazzi. Eh, vabbè, qua, vabbè, facciamo una salta. Allora noi facciamo, torna al menu, chiudere Voglio vedere se faccio eh, negli episodi precedenti e poi faccio così tre anni prima Va bene ragazzi, allora a eh, livello di batteria 15, vabbè dovevo aspettarmelo Qua facciamo una velocissima transazione E, Scusate un attimo che facciamo transazione, perfetto ed eccoci qua ragazzi nuovamente allora, ringrazio tutti per essere passati in questo lunedì horror che è tornato. Vediamo dai in 11 ore magari in qualche live di finire. Il lunedì porteremo comunque eh, Alan Wake per finirlo. Perché è una mia curiosità e spero che mi Farete compagnia nelle prossime live, che saranno un po' più corpose. Ecco eh, è già tanto averlo portato. Secondo me, così e spero vi sia piaciuto almeno o che vi stia piacendo per come lo sto portando. Detto ciò, ringrazio Manu, Vale in primis, anche che stasera è stato molto presente. la Lawarci. E... e niente, ringrazio tutti. Ragazzi, domani pomeriggio. Adesso vediamo, dipende da quando pubblicheranno. Daranno il via libera per Valorant. Lo scaricherò e lo giocheremo. E chi vorrà unirsi, essendo che comunque servirebbero delle squadre, chi vorrà unirsi in partita molto molto volentieri potrà giocare insieme a me, eh, Tumpay mi pare che sia già già proposto, io, io devo solo scaricare e fare qualche partita, eh, visto che non ho partecipato alla closed beta, che appunto essendo closed non mi, ha non mi, ha non mi è stata data la possibilità di giocarci, ecco detto ciò vecchio Roce io vi auguro buona continuazione, buona festa per domani, ma noi tanto ci rivedremo o la sera o il pomeriggio. E detto ciò vi auguro buona continuazione, buona serata, buonanotte se andate a letto, fate i bravi, anzi non fatelo. Buona serata a tutti, ciao vecchie rocce e ciao Billy.